Benvenuti nell'angolo creativo di Crochet of Sicily. Per chi ama seguire i miei video e non l'ha ancora fatto, può sempre iscriversi, ovviamente se vi fa piacere. Oggi andremo a realizzare questo fiorellino che è davvero molto carino e semplice da fare. E è una decorazione appunto che può servire per tanti nostri progetti. A me, per esempio, è servito per decorare questo cuore che devo appendere alla porta e quindi è un'idea. Quindi spero che piaccia anche a voi e vi lascio al tutorial. Cerchio magico, all'interno del cerchio formiamo 12 maglie basse. Tiriamo la codina e ci chiudiamo nella prima maglia con una maglia bassissima. Blocchiamo e tagliamo il filo. Cappietto. Entriamo in una delle maglie e formiamo una maglia bassa. 1, 2, 3 catenelle, salto una maglia, vado alla successiva maglia bassa. 1, 2, 3 catenelle, salto una maglia, vado alla successiva maglia bassa. 1, 2, 3 catenelle, salto una maglia, vado alla successiva maglia bassa e continuo per tutto il giro in questo modo. Concludiamo formando le ultime 3 catenelle, salto la maglia sottostante ed entrando nella prima maglia fatta in precedenza formo una maglia bassissima. Ci ritroviamo con 6 spazi. Ci alziamo con 1, 2, 3, 4 catenelle. Filo nell'uncinetto, entriamo nel primo spazio e formiamo 1, 2, 3, 4, 5. Filo nell'uncinetto e chiudiamo il tutto. Nuovamente 1, 2, 3, 4. Nella maglia bassa formiamo una maglia bassissima. Nuovamente 1, 2, 3, 4 catenelle. Filo nell'uncinetto, entriamo nell'altro spazio. 1, 2, 3. 4, 5. Filo nell'uncinetto e usciamo da tutto. 1, 2, 3, 4. Nella maglia bassa formiamo una maglia bassissima. Continuiamo così per tutto il giro.
3, 4 catenelle. Giunti alla fine, ci chiudiamo nella prima maglia bassa fatta in precedenza con una maglia bassissima. Quindi blocchiamo e tagliamo il filo. Nascondiamo le codine tra le maglie.